Lo scisma è emerso, conflitti, lacerazioni e silenzi nella Chiesa del terzo millennio. Questo libro di Francesco Antonioli e Laura Verrani ci permette di incontrarci qui stasera nella magnifica location del Circolo dei Lettori che amiamo qui a Torino e che onora questo libro in questo luogo. E onora questo libro il palco che abbiamo qui con noi stasera insieme agli autori che poi presenterò nuovamente, quindi Francesco e Laura. Abbiamo una persona che invece di presentazioni non ha bisogno, Enzo Bianchi, ricordiamo solo fondatore della comunità di Bose, saggista, scrittore di best seller a livello internazionale, insomma si può dire che abbiamo qui tra noi una persona conosciuta veramente a livello personale o letterario o a livello religioso in tutto il mondo. Alla sua sinistra e alla mia destra abbiamo Armando Bonaiuto, curatore di Torino Spiritualità. Grazie anche a lui per la sua presenza che onora questo volume, che è un volume che io intanto definisco, Francesco e Laura ci tengo a dirlo, ve l'ho detto in privato e lo dico in pubblico, e lo dico anche da collega di Francesco, che è giornalista, scrittore, firma di Repubblica, dopo essere stato una figura di primo piano nel Sole 24 Ore, nel quotidiano Sole 24 Ore, anche in modo speciale qui nel Nord-Ovest, e direttore di Mondo Economico, l'economia e le religioni sono i suoi due principali ambiti di competenza e di lavoro, e dicevo a Francesco da collega, questo è un libro veramente molto coraggioso, perché parte da storie di vita reale, vissuta, concreta, difficilissime da rendere pubbliche già a livello vocale, a maggior ragione quando si deve trasformarle, si prova a trasformarle in testi scritti. Eccoli allora gli articoli e le inchieste di Francesco Antonioli che, lavorando sui casi di, possiamo ancora chiamarli, no? Plagio, presunto plagio, storie oscure della Chiesa del terzo millennio non lontane da noi, hanno poi coinvolto Laura Verrani, che, voglio essere preciso nel descrivere il suo lavoro, ha conseguito il baccalaureato in teologia presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e si occupa da oltre 20 anni di catechesi biblica nella diocesi di Torino e in altre realtà ecclesiali italiane. Questa collaborazione tra Francesco e Laura è nata in un modo, diciamo, spontaneo attorno alla volontà di rendere non solo note, perché io posso essere, sono testimone di come Francesco non abbia cercato lo scoop, gli scoop che ha fatto tra l'altro, ma non li ha cercati come scoop professionali e giornalistici. È stato animato dalla volontà di rendere note per portare alla giustizia quello che si poteva portare alla giustizia attraverso il far conoscere queste vicende, ma soprattutto, e questo poi si è trasformato con la collaborazione di Daura, si è trasformato in questo libro che diciamo dipinge una realtà ecclesiale che va oltre quella della nostra regione, una realtà ecclesiale contemporanea nelle sue pieghe più oscure, dicevo prima, buie, segnate purtroppo dall'ipocrisia, ma dall'ipocrisia e anche da coperture, omissioni e mancanza di volontà o di capacità o tutti e due di intervenire laddove la Chiesa, diciamo, supera i confini anche a volte della legalità. L'ipocrisia è un'altra parola chiave, ma ci tengo a dire che questo però non è un libro inchiesta che vuole principalmente denunciare, è un libro che lascia speranza, diciamo che stimola la speranza, incoraggia a sua volta la speranza sia per chi è credente, sia per chi non crede ma che riconosce ciò che probabilmente è indiscutibile, un ruolo sociale e politico che la Chiesa, sebbene non sia più così numericamente presente come era
in Italia già solo fino agli anni 80 e 90 continua a rivestire o ad avere le potenzialità per rivestire un ruolo sociale e politico virtuoso, no? E, ecco, questo è un libro che incoraggia a cercare quella Chiesa. Per farlo, e concludo questa mia introduzione, per farlo certo uno dei temi che emerge da questo testo, che si legge d'un fiato, veramente, è un testo davvero, non lo scopro io le capacità di scrittura, ma è un testo di Francesco e Laura, ma è un testo che vola via in un attimo. Non può la Chiesa trascurare due concetti, a mio modo di vedere: la necessità di un umanesimo più spontaneo, più genuino, che cerca più la purezza nelle relazioni umane, prima di un fedele da annoverare, conteggiare nei banchi della propria parrocchia. Ecco, l'umanesimo da cui si deve essere, a mio modo di vedere, trasmessa la fede, la famosa frase non per proselitismo ma per attrazione. Un umanesimo che quindi guarda alla persona e non guarda magari agli interessi di bottega, gli interessi della istituzione, che purtroppo sembrano in alcuni frangenti continuare a muovere un po' tutte le decisioni ecclesiastiche a vari livelli. E insieme a questo il rapporto con la modernità, o perlomeno con la contemporaneità, cioè la Chiesa è chiamata a confrontarsi su alcune tematiche sensibilissime. È facile dire adesso il tema della sessualità, ma non solo, sono molti gli ambiti in cui abbiamo la sensazione che sia troppo indietro la Chiesa nei confronti dell'evoluzione delle società, dell'evoluzione della contemporaneità. Pensiamo alla celebre frase del cardinale Martini, arcivescovo di Milano, ma nostro, diciamo, concittadino. Ecco, questo è un libro che invita alla riflessione chiunque, perché è davvero, tocca le corde della vita reale, tocca le corde per esempio dei genitori, che è il mio caso, che deve poi a un certo punto nella propria vita decidere come impostare il rapporto tra i propri figli e la Chiesa, il catechismo, il parroco. Ecco, è davvero preziosa quest'opera che presentiamo questa sera, e sono felice di dare la parola per primo a Enzo Bianchi, a cui chiederei di partire da una parola pesante, dura, che dà il titolo al libro, ed è la parola scisma, no? Ecco, Enzo, ma davvero stiamo vivendo tempi che possono essere rappresentati anche dalla parola scisma nella Chiesa? Scisma è una parola che deriva dal greco e significa divisione. Ora, nella storia della Chiesa, questa parola ha avuto sempre il significato di una divisione, di una rottura che veniva poi sancita attraverso le istituzioni. Lo scisma per eccellenza è quello tra Oriente e Occidente, lo scisma all'inizio del secondo millennio. Poi si dovrebbe parlare anche di scisma in questo senso al momento della Riforma, tra una cristianità del nord e una cristianità latina che era stata cattolica, mentre quella del nord ha seguito la Riforma luterana e le varie riforme che ne sono nate. Però io credo che dobbiamo prendere sul serio scisma anche a livello non tanto di una divisione conclamata, eventualmente sancita con delle scomuniche reciproche,
ma semplicemente una divisione che c'è all'interno del corpo ecclesiale. Permettetemi di ricordarvi che Paolo, quando scrive all'inizio degli anni 50 la prima lettera ai Corinti, dice: mi riferiscono che tra di voi ci sono degli scismi. Erano divisioni con accenti diverse, vertevano, secondo quel che comprendiamo, su appartenenze, chi sentiva di più un'eredità giudaica, quindi appartenenza al giudaismo, chi si sentiva più nel filone di apertura di Paolo, dunque chi diceva io sto con Cefa, Pietro, io sto con Paolo e così via. Il libro fa riferimento preciso anche a un antecedente di Prini, questo filosofo mio grande amico, il quale scrisse un libro che certamente per la sua novità fu una grande scossa. Parlò di scisma sommerso, cioè una reale divisione che c'era ormai nella Chiesa Cattolica negli anni del postconcilio, ma una divisione sommersa, tacitata, silenziosa, che però era evidente. E soprattutto, attenzione, è importante questo, Prini la vedeva a livello di morale. Era una divisione tra quelli che continuavano ad avere posizione tradizionalista sulla morale e chi invece, a partire dal dopo concilio, soprattutto grazie agli apporti dell'antropologia e delle scienze umane, aveva cercato di dare un rinnovamento all'etica cristiana, alla morale e in particolar modo quella che riguarda il tema della sessualità. D'altronde tutti voi ne siete convinti di questo, pensate semplicemente nell'arco della vostra vita, a parte chi di voi è giovanissimo, ma si ricorderà come il divorzio fosse un peccato enorme che rendeva pubblici peccatori e come una certa evoluzione ha portato addirittura alle posizioni attuali dove, con la garanzia di un certo cammino, addirittura i coniugi, pur con un matrimonio alle spalle che è stato contraddetto come sacramento, possono accedere alla comunione eucaristica. Quella è l'evoluzione forse più netta, la più dichiarata, quella, se volete, assunta dall'istituzione e dal magistero. In materia sessuale sarei molto cauto a dire che c'è stata un'evoluzione, perché il discorso continua a essere ambiguo. Da un lato si fanno delle aperture, dall'altro lato si negano. Non è così chiaro. Oppure si sembrano farsi delle aperture, ma con degli atteggiamenti che alla fin fine non sono molto evangelici e non sono rispettosi della dignità umana. Quando ad esempio nei confronti delle persone che hanno un orientamento omosessuale si dice la Chiesa deve amarli, la Chiesa deve accettarli, la Chiesa deve andare loro incontro, la Chiesa deve avere compassione perché anche Gesù ha accolto tutti i peccatori, spero che sentiate
la contraddizione che c'è, perché una persona con orientamento omosessuale sente solo della compassione, non si sente riconosciuto nella sua differenza. Quindi alla fin fine è un po' come quando la Chiesa continua a fare i complimenti alle donne, che le donne sono straordinarie, che le donne... Maria è meglio di Pietro, che le donne sono... Però non gliene viene riconosciuto nessuna possibilità all'interno della Chiesa con posizioni di governo. Cioè, da un lato c'è la lode smisurata, ma nessun riconoscimento di quella che può essere una parità tra uomo e una donna a livello di dignità. Quindi vedete, i discorsi lì restano molto ambigui. Lo scisma, certo, lì si fa evidente. E il libro giustamente parla di scisma emerso, perché qua e là in maniera eclatante se ne parla. Vedi il sinodo della Chiesa tedesca, dove ormai il cammino sinodale chiede con chiarezza che si discuta della possibilità dell'ordinazione diaconale delle donne ed eventualmente dell'ammissione al ministero presbiterale. Il cammino sinodale chiede che ci sia una possibile benedizione, attenzione, non un sacramento del matrimonio, ma una possibile benedizione anche di coppie che hanno un orientamento omosessuale. Subito dopo risponde però una nota della Congregazione della Fede dicendo assolutamente no. Rispondono i teologi: ma se la Chiesa benedice perfino le vacche il mese di gennaio e va a benedire i missili con le armi, e abbiamo tutte le fotografie delle varie benedizioni date in questa guerra da una parte e dall'altra in Ucraina, perché non ci deve essere una benedizione? Semplicemente lì c'è sempre un'umanità, un uomo o una donna che porta un'immagine, una somiglianza con Dio. Quindi vedete, c'è una grande ambiguità. Certo, lo scisma qua e là emerge, però nello stesso tempo vorrei dire due cose su questo libro. La prima, davvero non è un libro che fa scandalo, pamphlet, è un libro con una descrizione molto oggettiva e molto prudente delle cose. In realtà io sono molto più pessimista e vedo la divisione molto più profonda. Attualmente la Chiesa Cattolica ha delle divisioni che la attraversano in profondità, e sono molte, perché c'è una divisione sul piano liturgico che forse voi non vi immaginate, perché qui in Italia la si sente meno. Ma vorrei che provaste ad andare in Francia. C'è una divisione sulla figura del prete e del suo ministero che è molto forte tra il tradizionalista, che vede di nuovo il prete esattamente come prima, e gli altri che hanno forgiato una nuova forma dell'essere presbiteri della Chiesa contro ogni clericalismo. E poi, ohimè, siete così sicuri che anche a livello di fede non ci sia una divisione? Perché è facile dire che c'è a livello di morale, ma a livello di fede, l'immagine di Dio non è una cosa superficiale. E nella Chiesa c'è ancora chi ha un'immagine di Dio che è incompatibile con l'immagine di Dio che altri cattolici hanno. Quelli che hanno un'immagine di Dio vendicativa, che castiga, che manda la pandemia, o che hanno l'immagine di Dio, per intenderci,
quella che avete sentito nelle parole del patriarca Kirill, ma non pensate che siano parole estranee a tanti nella Chiesa Cattolica, non hanno il coraggio di dirla, ma pensano alla stessa maniera, solo che qui rischiano la denuncia e quindi preferiscono tacere, ma il pensiero è proprio lo stesso. Allora anche a livello di fede, dov'è quest'unità? Perché se le immagini di Dio sono diverse, non c'è più un'unità neanche nella fede, anche se la si dichiara, anche se non c'è ancora la sanzione, si ha assemblee eucaristiche divise e per ora ci sono solo i tradizionalisti che sì, a Torino c'è una messa in tutta Torino, almeno esplicita, e tutti gli altri seguono la messa corrente. Ma anche questa situazione non è poi così soddisfacente. Quelli che vanno a messa nell'attuale forma sono così contenti dell'attuale svolgimento celebrativo o sognano qualcosa d'altro? Quindi in realtà, vedete, le divisioni oggi sono molte. Il problema è che se davvero si fa un cammino sinodale, le divisioni, i conflitti devono essere fatti emergere, assolutamente. I conflitti vanno visti, vanno dichiarati, vanno discussi con rispetto della differenza dell'altro. Poi sarà il dialogo, la discussione che ci farà uscire dal conflitto. Ma il conflitto sopito è peggio, perché prepara solo delle esplosioni, poi con degli scismi irreparabili. Però la Chiesa è divisa più che mai. Permettetemi di dire, anche sull'attuale Papa c'è una divisione molto forte. Non è vero che c'è un'unanimità, perché le sue posizioni sulla povertà, sull'immigrazione, certe sue insistenze, certamente c'è una Chiesa che la rifiuta. E quando dico Chiesa, non dico solo dei laici o eventualmente quei settori legati a movimenti che conosciamo tutti, ma anche all'interno del corpo episcopale non sono tutti così d'accordo. Quindi le divisioni ci sono. Un uomo come De Rita, che tutti conoscete, cattolico doc, post-concilio CEI, se c'è uno che la CEI ascolta è De Rita. Riccardi, un altro Andrea Riccardi, un altro che viva Dio, ha scritto un libro alcuni mesi fa col titolo Il gregge smarrito. L'attuale Chiesa Cattolica sarebbe un gregge smarrito. E quando un gregge è smarrito, significa che è un gregge che non sa dove va. E questo chiama in causa i pastori. Piaccia o non piaccia. Questo De Rita e Andrea Riccardi, non i movimenti di contestazione, ammesso che ce ne siano ancora, non ce ne sono più movimenti di contestazione nella Chiesa, neanche uno, state tranquilli, si sono acquietati tutti, ma perfin loro dicono il gregge smarrito. E la situazione, secondo me, è difficile, soprattutto in questo momento in cui vediamo la fuga silenziosa dalla Chiesa delle donne, che vanno sempre di più via dalla Chiesa, senza contestare. Ormai mancano le donne che fanno il catechismo, che erano una riserva fino a 10 anni fa. Mancano le donne alle messe domenicali, ormai il loro numero è come quello degli uomini, ma non perché gli uomini sono cresciuti, perché le donne se ne sono andate. Queste sono date delle statistiche chiare. Basta leggere i libri di Armando Matteo, che anche lui
adesso è diventato addirittura segretario della Congregazione della Fede, non mi direte mica che è qualcuno che è un contestatore, ma i suoi libri lo dicono chiaro. In una crisi non facile, in cui c'è altro che una diminuzio, e non possiamo più dire la secolarizzazione, troppo facile. Il problema siamo noi, e la crisi, mi permetto di dire, lo dico già sempre e so che non è gradito, la crisi è una crisi di fede, è una crisi di fede che nessuno vuol pigliare sul serio, ma io lo ripeto, la crisi è una crisi di fede. Quindi è chiaro che lo scisma sono volti, sono emersi, il libro ce n'è dato e dovrebbe essere un richiamo, un campanello d'allarme, io spero soprattutto per quelli che hanno responsabilità nella Chiesa, a dire: ma continuiamo a dormire? Grazie Enzo Bianchi, grazie davvero. Armando Buonaiuto, dal tuo punto di vista anche di curatore di Torino Spiritualità, io so che chiacchierando alcune parole di questo libro, alcuni concetti ti hanno toccato in modo particolare, l'ipocrisia, il concetto di comunità, del noi. Ecco, ci dai il tuo punto di vista su questo, sulle riflessioni che emergono dallo scisma emerso? Volentieri. La prima cosa è che quando uno parla dopo Enzo ha sempre l'impressione che gli abbiano fatto lo scherzo di abbassare i volumi del microfono. No, comunque no, a me allora il libro mi è piaciuto molto, per quanto uno possa dire mi è piaciuto di pagine che per altre ragioni uno preferirebbe non leggere, preferirebbe che non ci fosse motivo per scriverle. Però mi ha colpito molto, a fronte delle fazioni, delle divisioni di cui parla anche Enzo, il fatto che nel loro libro, e mi sembra che sia iscritto proprio anche a un livello grammaticale, il desiderio di vedere attuata una chiesa che cooperi, in cui il laico e il sacerdote siano davvero a fianco. Lo dico perché loro spessissimo, se leggerete il libro, se l'avete letto ve ne accorgete, usano il noi, e non mi sembra sia un espediente di retorica, non credo che sia perché sono due che a scrivere il libro, ma perché si considerano nonostante dentro, non si pongono mai fuori. Nel libro voi trovate frasi come dovremmo forse imparare a parlare di meno e ad ascoltare di più, oppure trovate altri passaggi dove loro dicono forse dovremmo imparare a essere dei migliori testimoni. Non si tirano per nulla al di fuori della situazione, assumono anche su di sé gli stessi pesi e propongono delle ipotesi di migliorie, di miglioramento per raddrizzare queste storture che vengono. Quindi trovo molto bello, molto sincero il fatto che loro non dividono mai in questo libro l'idea di una pars destruens e di una pars construens. Cioè il loro libro non è una condanna indignata, perché se fosse così cadrebbero loro fuori dal Vangelo. Non è mai una condanna indignata, e forse perché d'altronde anche Gesù non condannava. Gesù ammoniva anche in maniera molto molto severa, a volte in maniera dolce, a volte in maniera con delle parole che erano veramente scorticanti, e ammoniva quando vedeva l'indifferenza, quando vedeva la coercizione e quando vedeva l'ipocrisia. Guai a voi scribi e farisei ipocriti, lo dice nel Vangelo di Matteo, lo ripete ben 7 volte, ripete guai a voi, è l'ipocrisia che lo turba, che lo fa arrabbiare, ed è l'ipocrisia che fa arrabbiare Francesco e Laura e le persone che tengono alla Chiesa, perché loro, ed è evidente dal libro, tengono alla Chiesa, per quello si mettono dentro. E da subito il loro libro ce l'ha con l'ipocrisia. Le primissime righe sono: basta, chiamiamo le cose con il loro nome. È un bell'incipit che ti dice già molto di quale sia la loro impostazione. Però anche qui c'è il plurale: basta, chiamiamo le cose con il loro nome. Non chiamate voi le cose con il loro nome, ma noi tutti insieme chiamiamole con il loro nome, cerchiamo di fare chiarezza.
Simone Weil diceva che nella chiarezza ogni pena è accettabile, che è una frase che mi è sempre piaciuta, però invece qui no, qui secondo me nella chiarezza bisogna individuare bene le pene, perché poi non sono accettabili, non sono accettabili alcune cose che stanno capitando, però bisogna prima disinquinare l'orizzonte che abbiamo davanti. E mi è piaciuto molto in questo loro plurale che non si tira indietro, il fatto che mi ha fatto nascere una consonanza con dei versi di Adriana Zarri che stavo leggendo in questi giorni, e Adriana Zarri era una che non la mandava a dire alla Chiesa, c'erano delle cose che veramente la ferivano e la facevano venire i capelli dritti, la marginalizzazione del ruolo delle donne, la corruzione, il fatto che la Chiesa non fosse mai al passo coi tempi, no? Che ci fosse una miopia, una cecità. E in una di queste poesie che mi sono ricopiato qua sul risvolto del libro di Francesco e Laura, spero non gli dispiaccia, scrive Adriana Zarri: «Ho visto un vescovo passare, parlava di azioni e di profitti. Ho pensato che fosse il successore di Giuda. Ma c'è anche il successore di Pietro e di Giovanni. Acque chiare e motose, mescolate, in questa chiesa che si spende in disinteressato amore e accetta favori e privilegi, difende oppressi e opprime. Così l'abbiamo fatta, noi, suoi fedeli anonimi, e loro, scritti sull'annuario pontificio». Quando leggi questa cosa, noi, suoi fedeli anonimi, e loro, scritti sull'annuario pontificio, sembra l'ennesima frattura, no? Sembra una linea di faglia. Però a me piace il verso prima, lei dice: «Così l'abbiamo fatta». Così l'abbiamo fatta, siamo compartecipi, noi come gli altri. E a volte uno se lo scopre dentro. Qualche domenica fa ero in chiesa, stavo facendo la fila per prendere l'ostia e mi sono sorpreso a spostarmi di fila per ricevere l'ostia dal sacerdote e non dal ministro straordinario, no? E mi ha stranito accorgermi di aver fatto questo, come se io stessi dando la priorità, la prevalenza non tanto a quello che stavo per ricevere, ma da chi lo stavo per ricevere, no? Come se quelle mani più sacre di quelle accanto mi garantissero di avere di più il corpo di Cristo, no? E mi ha stranito questa cosa. Me la sono anche giustificata, però no, ma è perché mi è simpatico il prete. Però in realtà no, so che dentro in qualche modo mi è fiorita quella cosa lì, che è il terreno su cui fiorisce il clericalismo, e contro il clericalismo, la gerarchizzazione del clericalismo, la verticalizzazione del clericalismo, che fa sì che il sacerdote sia detentore di qualcosa che appunto il ministro straordinario non potrà mai vantare. Ecco, contro questo il loro libro si scaglia pesantemente, e a me ha fatto effetto scoprire che lascio un posticino nel mio cuore anche a questo tipo di gerarchizzazione, anche perché io non ho mai fatto vita di parrocchia, ma ho fatto molta vita di associazionismo cattolico e di servizio, tanto servizio per esempio in strada con le vittime della prostituzione, e il cristianesimo che io ho respirato arriva da lì, ed è un cristianesimo che per prima cosa ti insegna che non sei il salvatore di nessuno, perché per il salvatore è uno solo e grazie al cielo non sono io, e ti insegna che non c'è che non è possibile una gerarchizzazione nel momento in cui tu vuoi accompagnare qualcuno in un suo transito di vita, specie se è un transito di vita travagliato e sofferto, come era quello delle persone che incontravo io, ma è travagliato e sofferto anche il transito di vita di chi deve fare discernimento per capire che cosa vuole fare, se vuole consegnare completamente la propria vita in mano a Dio. In quelle circostanze lì tu non puoi farti più alto, ma devi accompagnare senza spingere, devi farti pari. Anzi, no, dirò di più, secondo me in quelle circostanze, almeno io quello che vedevo io, era che devi fare anche un pochino più in basso, specie se le persone sono un po' in ginocchio, tu dovresti metterti, io credo, ancora più giù, perché è l'unica garanzia di un rapporto di affiancamento e anche di aiuto, di discernimento, che sia scevro dalle manipolazioni, dalla paura, dai sospetti. E io ho appreso questo, e mi sembra che sia quello che fa Gesù, che è in perenne e perpetua discesa. Si abbassa sempre. Nel Vangelo è interessante guardare come Gesù si rapporta, qual è la prossemica di Gesù. Gesù si abbassa quando c'è qualcuno che ha bisogno e che deve capire, e lui si mette di fronte per dargli l'occasione di lavorare insieme a una diversa comprensione. E prima Enzo parlava appunto dell'assenza dei pastori,
Io devo dire che mi ha, c'è la frase che è una bella frase che Papa Francesco rivolge ai suoi sacerdoti, che dice: bisogna essere pastori con addosso l'odore delle pecore. È una bellissima frase, però a me mi sa che ancora mi sa ancora di tanto di un po' di verticismo. Ecco, a me, siccome il pastore secondo me è uno solo, mi piacerebbe che la Chiesa non fosse tanto il pastore delle pecore, ma fosse pecora tra le pecore. Anzi, mi piacerebbe ancora di più che la pecora fosse l'agnello tra le pecore, cioè che la Chiesa riservasse a sé il ruolo più basso, quello del più piccolo, quello del più esposto, del più indifeso. Perché allora a me, fedele, mi farebbe davvero venire desiderio di curvarmi per custodirla dentro di me e fuori di me. E allora in quel modo lì io credo che Chiesa e sacerdoti mi guiderebbero davvero a rendermi un po' più simile a Cristo, che sapeva scendere, che si sapeva curvare davanti a chiunque. Quindi questo mi piacerebbe, e credo che il clericalismo di cui loro parlano, poi è uno dei temi che affrontano, sono tante altre le questioni bollenti che loro mettono nel libro e avremo modo di parlarne, ma questo ergersi al di sopra di qualcun altro in virtù di un accesso più immediato alla trascendenza, al quale gli altri non possono puntare, questo a me sembra che sia forse il più grande sovvertimento della logica paradossale del Vangelo, che è: sei forte quando sei debole, sei alto quando ti curvi e soprattutto sei guarito quando curi gli altri, non quando li svuoti la loro vita interiore, come purtroppo accade in tante delle storie che loro raccontano, che sono storie di svuotamento delle vite interiori e non le fanno fiorire. Poi uno può dire: beh, però il corpo cresce per addizione, mentre invece lo spirito cresce per sottrazione. Sì, questo è anche vero, ma non per quel tipo di svuotamento. La sottrazione di spirito che ti insegna il Vangelo è un'altra cosa, è una leggerezza che diventa pienezza. E fare uno spazio, è una ritrazione generosa anche di sé, ed è un accogliere, fare spazio per attuare dentro di sé la legge di Dio, che poi ti ripaga enormemente se sai farlo, ma certo non nella maniera che noi leggiamo qui, dove invece quello che accade è desertificazione dei cuori di queste persone che sono state trascinate dai questi cosiddetti padri spirituali, che però nell'atteggiamento sono tutt'altro che padri spirituali. Ci sono tanti lupi, si legge anche nel vostro libro, e allora bisognerebbe, come hanno fatto Francesco e Laura, non essere mai cani muti, come dice Isaia. Dice: non siate cani muti, la Chiesa non può essere, non bisogna essere cani muti. Il cane muto è quello che davanti ai lupi che imperversano sta zitto, invece bisogna essere cani pastore, ma nel senso che si è davvero in mezzo al gregge e si è pronti a sorvegliare e a proteggere, a curvarsi sul più piccolo. Questo io direi sul libro. Grazie Armando. I simboli non è che bastino, ma contano, e io credo che sia un bel segno che uno dei due autori di questo libro sia un'autrice, e cioè Laura Verrani, a cui chiedo, oltre che eventualmente agganciarsi agli spunti di Enzo e di Armando, anche un po' una sorta di testimonianza, no? Perché sei entrata in collaborazione con Francesco quando questa storia qua ti ha toccato un po' l'anima, credo, no? Ecco, ci racconti anche un po' che cosa ti ha spinto a appunto non restare muta e a partecipare a questo, a collaborare con Francesco nel far emergere queste storture così pesanti. Sì, io e Francesco non ci conoscevamo, però come quasi tutti, immagino, nel 2020, nella primavera del 2020, avevamo letto gli articoli che facevano emergere la situazione delle vocazioni forzate ad opera di alcuni preti della diocesi torinese.
Ricordo che eravamo in lockdown ancora, era aprile, quindi non c'erano ancora state particolari aperture, tutti chiusi in casa, per cui ci siamo sentiti con molti amici che condividono, con cui si condivide un cammino di fede, un'appartenenza ecclesiale, e telefonicamente si commentava questa situazione. E in quel momento io ho pensato, voglio proprio vedere, visto che tra di noi ne stiamo parlando tantissimo, tutti leggono, tutti sanno, anzi scoprivo man mano che tutti sapevano anche molto di più, cioè che la cosa era nota in realtà, allora ho detto, beh, voglio proprio vedere se giovedì che esce il giornale diocesano, mancava qualche giorno, ci sarà qualcosa. No? Ma sapevo che non sarebbe stato così, cioè immaginavo che non ci sarebbe stata nessuna luce, nessuna notizia, niente sarebbe stato detto. Però speravo, un po' speravo che qualcosa emergesse. Quando ho visto che non usciva proprio niente, che era tutto come pensavo che fosse, e allora ho pensato che, allora provo a scrivere al giornale e per chiedere una comunicazione diversa, perché capivo e sapevo perché non ci si parlava, non si voleva parlare pubblicamente di queste cose, e perché c'è sempre l'idea che non bisogna tirare fuori i problemi, come diceva prima Enzo Bianchi, no? Cioè i problemi vanno taciuti, si fa finta di non vederli, ma li sappiamo tutti, se escono su Repubblica sono noti. E quindi sapevo qual era l'idea, ma ho provato a scrivere di getto una lettera in cui chiedevo una comunicazione diversa, perché il giornale diocesano è voce della diocesi, no? Quindi è voce della Chiesa, quindi ho chiesto semplicemente, ma non trattateci così, no? Non trattateci come se fossimo piccoli nella fede, come se non avessimo la capacità di portare il peso di un problema nella Chiesa. No? E questa lettera ovviamente non è stata pubblicata, ma non me l'aspettavo assolutamente. Io volevo proprio parlare col giornale, col direttore, non volevo rendere pubblico niente, però per giri, che adesso sarebbe lunghissimo, non avrebbe senso, e questa cosa però ha girato ed è stata letta, condivisa moltissimo, e così è arrivata a lui e così ci siamo conosciuti. E Francesco mi ha portato dentro a questa storia, mi ha colpito molto, che da subito mi ha chiesto una cosa che mi ha, non so se te l'ho detta, che mi ha smosso, ci davamo del lei, lui mi ha chiesto se può non mi lasci solo, e questo mi ha colpito moltissimo, perché adesso dico una cosa un po' forte, ma sono convinta di questa cosa, c'è un sistema un po' mafioso, no? In questa scelta di omertà cronica sui problemi, no? E in questo sistema un po' mafioso le persone vengono lasciate anche molto sole, e soprattutto se hanno delle difficoltà, se provano ad alzare la voce per dire ma stiamo vivendo questo, era il caso delle famiglie coinvolte, era il caso di un'altra situazione che poi è emersa di lì a pochi mesi, leggendo gli articoli, altre persone ci hanno cercati, una parrocchia che viveva una situazione di grave difficoltà all'interno con insomma quelli che possono tranquillamente essere definiti come abusi di potere e di coscienza. E allora abbiamo intrecciato nuove relazioni con questa realtà. Allora però sistematicamente succede che chi vive queste cose qui si trova isolato, messo a tacere, lasciato solo. Allora a me aveva molto colpito questa cosa. Non mi lasci solo, no? Mi sono sentita chiamata dentro, no? Poi non sapevo come, non... ogni passo da 2 anni a questa parte è stato fatto volta per volta, cercando di capire cosa fosse meglio e più giusto fare sul momento. E questo ci ha portato poi
a continuare a dialogare con le famiglie che avevano visto la partire, perché non so se tutti sanno qual è la storia, tutto è partito a causa di una serie di situazioni che sono state chiamate vocazioni forzate, no? Persone, ragazze, ma anche ragazzi, seguiti spiritualmente da preti che hanno esercitato quello che noi definiamo, senza tema di smentita, un abuso di coscienza, no? Senza un discernimento, con una manipolazione, l'isolamento delle persone che non dovevano parlare più con nessuno, solo con loro, obbedire in tutto, no? Tutto un sistema che ha fatto in modo che isolate le persone, isolate dalle famiglie, ma lo stesso sistema si ripete poi nella parrocchia con cui abbiamo avuto a che fare. Ecco, queste sono le cose che sono emerse, abbiamo seguito, abbiamo continuato a dialogare con loro, abbiamo conosciuto questi nuovi amici della parrocchia che ci ha scritto, e così di volta in volta poi siamo andati avanti fino a sentire il desiderio, questo poi però lo dirà Francesco perché l'idea del libro è venuta a lui, di dirlo, no? Di ragionare, ecco, di fare questo, di partire dai fatti conosciuti e dalle persone conosciute, dalle storie ascoltate, per fare una riflessione anche più ampia, una riflessione sulla Chiesa. Sono molto grata a Enzo Bianchi del discorso che ha fatto, perché è riuscito a toccare tutti i punti che noi abbiamo toccato nel libro, la liturgia, le donne, i pastori, tutto, no? Ma quello che abbiamo voluto fare è proprio quello, cioè partire dai dati reali, dalle persone reali, per allargare, no? E portare luce su problemi che sono della Chiesa. Un'altra cosa ultima voglio dire, richiamandomi a quello che diceva Enzo Bianchi alla fine del suo intervento, è un problema di fede. Voglio ricordare, è stato scritto sul giornale, quindi è pubblico, si può dire, ed è scritto anche sul libro, la parrocchia che abbiamo seguito nella sua grande sofferenza per tutto quello che hanno vissuto nel loro contesto, ad un certo punto, inascoltata, la comunità, i parrocchiani, ripetutamente, cronicamente inascoltati, hanno deciso di scrivere a Roma, no? Alla Congregazione per la Dottrina della Fede. E li abbiamo affiancati, no? In questo. Voglio dire questo, hanno raccontato tutto quello che stavano vivendo, e poi insieme abbiamo ragionato su quali erano proprio i punti problematici relativamente alla fede, alla Chiesa, ai sacramenti, alla liturgia, no? Documenti del Magistero alla mano, sta succedendo questo, la Chiesa dice quest'altro, che si fa? No? Questo abbiamo scritto a Roma, hanno scritto a Roma. Voglio solo dire, il titolo che loro hanno dato, no, a questo documento, a questo dossier che è partito per Roma, era: è il Dio di Gesù Cristo, non possiamo più fare questo, non possiamo più fare quello, stiamo tanto male, è il Dio di Gesù Cristo. Perché questo è il punto, ed è lì lo scisma, è lì la divisione. Cioè, certe modalità non sono nel Vangelo, no? Un certo Dio che viene presentato, che viene imposto, non è il Dio di Gesù Cristo. E qui c'è la responsabilità di chi su questo deve vigilare. Chi deve custodire il deposito nella fede nella Chiesa sono i vescovi. Sono i vescovi. E basta, perché credo di aver già detto. Non potrò più parlare io d'ora in poi nella Chiesa. Erano le mie ultime parole. Grazie Laura anche per l'intensità del tuo intervento, che ha suscitato certamente riflessioni e aggiungerei meditazioni da fare, ecco. Francesco, onore di chiudere il giro, vi anticipo, però bisogna organizzare in modo che siano domande brevi, chiare, e non ci sarà possibilità per tutti, se sono tante, però
qualche domanda si potrà fare ai nostri ospiti qui sul palco. E Francesco, a te onore e onore di chiudere il giro degli interventi, e quindi sì, come Laura ti ha già lanciato l'assist, ti chiediamo perché hai voluto trasformare, questo secondo me è molto importante, perché hai voluto trasformare il tuo lavoro di inchiesta e le tue esperienze anche umane, che poi hai cominciato a condividere anche con Laura, in un libro. Secondo me Armando ha toccato, ha descritto bene dicendo quello che non è questo libro, cioè non è un libro solo di condanna, non è un libro solo di indignazione, perché così sarebbe, non sarebbe approvato da Gesù Cristo, non sarebbe nel solco di Gesù Cristo. Enzo, come Laura ha sottolineato, ha parlato, ha definito il nodo centrale, il nucleo centrale, la crisi di fede, no? Poi rappresentata simbolicamente anche da quella frase, il Dio di Gesù Cristo, interrogativo, il Dio di Gesù Cristo. Ecco, ti chiediamo di manifestarci, di esprimerci che cosa, quali sono un po' i sentimenti e gli obiettivi con cui hai partorito insieme a Laura quest'opera, questo libro così impegnativo e così coraggioso. Poi magari dopo vi diremo perché io e Laura, insomma, ragioniamo su questo fatto che spesso, insomma, ci sono persone ben più coraggiose di noi, però diciamo sicuramente non è stato semplice. Io non aggiungo altro ad alcune cose, a tutto quello di interessante che è stato detto. Mi permetto, ecco, di fare alcune annotazioni, ecco, che ci hanno poi portato all'idea condivisa di ragionare sulla Chiesa, di spiegare meglio anche, no? Che cos'è stata questa nostra immersione anche faticosa, emotiva, no? Dentro queste situazioni, perché spesso, come voi potete immaginare, al giornale erano arrivate valanghe di lettere, no? Spesso, devo dire, mai nessuna richiesta di smentita, mai. Dico anche, lo scriviamo nel libro, che più volte, prima ancora di pubblicare l'inchiesta, avevamo cercato un dialogo con l'arcivescovo, che ci ha sempre negato. Ma adesso qui non è questione di nomi e cognomi. Un punto nodale che è stato toccato in qualche modo, ma lo sottolineo per farvi capire quanto centrale è che in tutta questa vicenda in filigrana emerge che la sofferenza scaturisce da relazioni malate. Sono relazioni malate quelle che non riescono a gestire i conflitti, come ci diceva fratello Enzo prima, giustamente, no? Perché è quello la possibilità di una vera comunicazione da cuore a cuore. Sono relazioni malate quelle che vengono impostate con una direzione spirituale che non è, come dire, un cammino di liberazione, di apertura, no? come è stato accennato prima, ma è una forma di oppressione in qualche maniera, di potere, è una violenza. Sono relazioni malate quelle che fanno fatica ad esprimersi. Io sono rimasto colpito, l'ho condiviso con Laura, che da questa inchiesta, che è iniziata nella primavera del 2020, ma era già diversi almeno più di sei mesi prima che ci lavoravamo, ci confrontavamo con le famiglie, alcune sono presenti qui tra voi. E quello che non mi è sempre suonato strano, Laura diceva, che scopriva di tanti che erano a conoscenza di queste cose, che io ho ricevuto tantissimi messaggi, telefonate, certe volte in casa mi vedevano sempre al telefono, ma anche di sacerdoti, di laici che avevano voglia di esprimersi, di dire delle cose. Poi certo, a un certo punto mi sono anche seccato, perché ho detto già grazie, devo poi scrivere io, poi al momento dicevo sì sì, però io non voglio essere citato, no? E questo la dice lunga, no? sui cani muti che ci citava prima Armando. Sono relazioni malate quelle che vengono costruite nella formazione, nei nostri seminari. Sono relazioni malate quelle che impongono un controllo sulle persone, dando una scheda telefonica alle ragazze per poter avere... Ecco,
bisogna già fare un passo in avanti per migliorare su questo fronte. Certo, il sinodo può essere per la Chiesa un'occasione, ma capisco il pessimismo di Enzo Bianchi. Il tema della relazione però è strettamente connesso a quello anche della comunicazione, no? Io ho vissuto con... A parte che con Laura ci siamo trovati anche a condividere questa... Ecco, questa forma di fatica, perché quando condividi la sofferenza e il dolore delle persone che ci hanno comunicato, questo è faticoso. Ecco, io ho trovato in lei un'amica sincera e le sono grato, perché davvero c'era un momento in cui mi sono sentito solo, avevo bisogno, insomma non potevo... Certo, con mia moglie ne parlavo spesso, ma come dire, c'era bisogno di una condivisione più intensa. E ci sono stati momenti di emotività forte. Io mi sono ritrovato, non ho vergogna a dirlo, a piangere dopo aver fatto l'intervista alla prima ragazza che ha esposto la denuncia, in cui ho fatto l'intervista sotto un nome di copertura, no? Che raccontava, ecco, la sua esistenza, perché dicevo, caspita, questa ragazza qui potrebbe essere mia figlia, potrebbe essere nostra figlia, che cosa sta vivendo. Ancora adesso ci siamo rivisti, lei per fortuna sta uscendo con un cammino, no, da questa fatica, ma e questo per dirvi che tante anche proteste che mi sono arrivate al giornale, ma anche insulti, così. Molti dicevano che questo era per dire che non c'è alle volte la capacità di essere sincronizzati, e questo è un attacco alla Chiesa, questi poveri sacerdoti, no, che lei attacca impunemente. E dico, ma e qui il problema sono le vittime, non sono i sacerdoti. E qui c'è una leggerezza da parte della Chiesa nel non capire, ma lo dico con quella compassione di sentirmi dentro, del noi. Io non ne ho scritto recentemente sul giornale, ma lo sappiamo, cioè, insomma, qui a Torino recentemente hanno fatto, ma è un caso di pochi giorni fa, hanno fatto sparire un sacerdote parroco pregiudicato per reati sessuali. Ma io dico, con che leggerezza, con che criterio si prendono delle persone che poi hanno bisogno magari di un accompagnamento, di un percorso psicologico, e li si mette a capo di una comunità? Ma vuol dire che si è persa la Trebisonda, insomma, no? E su queste cose bisogna riflettere, ma non perché io o noi ce l'abbiamo col tal vescovo o col tal sacerdote, ma perché è un problema enorme questo, cioè la leggerezza con cui non si capiscono i problemi. E guardate che i meccanismi sono identici a quelli descritti, se qualcuno di voi ha visto il caso Spotlight, no? Il film che parla di come è esploso il caso della pedofilia nella diocesi di Boston, no? E lì era proprio così, tu spostavi le persone, c'era questo clericalismo che proteggeva in qualche maniera la casta. Poi certo ci sono molti laici clericalizzati. Concludo con una riflessione sulla comunicazione, perché è strettamente legata, no? a questo desiderio di chiamare le cose con il loro nome. Io certo ho lavorato anche ad Avvenire un'epoca fa, quando scherzando con i colleghi, ricordo spesso, volevamo farci riconoscere come malattia, sindacalmente come malattia professionale, l'ateismo, per quello che vedevamo nelle... mi ha colpito da un lato sì, ecco, questa enfasi, ecco, sul coraggio, no? Di molti che dicono, ah, vabbè, però tu scrivi queste cose, eccetera, però anche talvolta la rabbia, l'aggressività di colleghi o ex colleghi che, ecco, hanno percepito questa operazione di informazione, poi per carità usiamo anche toni forti, ma in punta di piedi, come un tradimento, no? Tu attacchi la Chiesa, potrei raccontare tante cose su questo, però secondo me è sintomatico di un
proprio di un atteggiamento anche qui malato, insomma, no? Per cui bisogna sempre trovare, no, la comunicazione un po' di propaganda, di regime. Io credo alla fine, ma perché penso questo da giornalista, da persona che si occupa da tanti anni di comunicazione, che una chiesa che sa guardare anche dentro se stessa con sincerità diventa anche poi più credibile. E ha colpito molto me, Laura, sentire tante persone che ci hanno scritto, telefonato, dicendo che finalmente, leggendo queste pagine, intanto che non hanno avuto, credo sia stata anche la vostra impressione, no? Di un qualcosa di preconcetto, non c'è un livore anticristiano dentro questo, ma mi dirà, finalmente abbiamo letto delle cose che sentiamo dentro, ma perché non ne possiamo parlare? Non c'è, voglio dire, non c'è niente di male ad affrontare questi temi. Parliamone con schiettezza. È un cammino che, ecco, speriamo possa aprirsi, possa continuare. Purtroppo, lo dico, ci sono dei casi di cui noi ci siamo occupati che in realtà, nonostante tutto quello che è stato scritto, continuano imperterriti, perché anche le vicende delle vocazioni forzate continuano nonostante tutto. E temo, forse ne sentiremo ancora parlare, ma bisognerà che le persone, le famiglie trovino il coraggio per esprimere queste cose. Quello che è di positivo è che si è creato in qualche maniera un precedente. Quelle persone che forse hanno sofferto di più e che hanno condiviso anche con noi questo cammino, adesso, e credo che per loro sia, mi viene da dire, un balsamo, ma perché non è così, perché la sofferenza c'è sempre, però la possibilità che loro possano in qualche maniera essere di aiuto e di sostegno per altri che si trovano in questa situazione è un qualcosa di umanamente e anche ecclesialmente molto bello. Grazie.